Nella sala della Filodrammatica cremonese si è tentato di tracciare i possibili scenari pensionistici futuri con un'attenzione particolare a donne e giovani che sconteranno con l'attuale sistema una serie di penalità a causa di numerose distorsioni. Alla base la necessità di rendere il sistema pensionistico italiano sostenibile di fronte al continuo invecchiamento della popolazione, sempre meno giovani e sempre più anziani non assicurano flussi di cassa sufficienti per mantenere in equilibrio i conti dell'INPS. Oltre a questo cambia anche il mercato del lavoro, gli stipendi sono bassi e non consentono con l'attuale metodo contributivo di assicurare una pensione adeguata al costo della vita. Quali scelte occorre fare nell'immediato futuro? Nell'incontro organizzato dal Comitato Donne Democratiche di Cremona è intervenuto Ezio Cigna, responsabile nazionale delle politiche previdenziali della CGIL. Che il lavoro non è tutto uguale, perché ci sono dei lavori gravosi, dei lavori usuranti e quindi noi siamo anche disponibili ad affrontare il tema delle pensioni guardando bene all'equilibrio, ma nell'equilibrio ci devono essere delle persone, quelle più fragili, quelle più svantaggiate, i giovani con la tanta discontinuità del lavoro, devono essere messi al centro di una riforma previdenziale. Oggi quello che vediamo è che si tratta di un tema così sentito come quello della previdenza con slogan come se fossimo ancora in campagna elettorale, mentre bisognerebbe togliere la previdenza dai giochi politici. Anche in tema pensionistico c'è una discriminazione che parte dal lavoro. In Lombardia c'è un divario negli stipendi tra uomini e donne in media del 15%, come ha ricordato Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia con delega alla previdenza e alle politiche di genere. Le donne hanno un rapporto di lavoro spesso part-time e questo influisce sulla loro pensione futura, soprattutto in un sistema contributivo, perché le donne occupano un livello di inquadramento più basso anche a parità di titolo di studio nei luoghi di lavoro e questo influisce sul salario e quindi anche sulla contribuzione e quindi anche poi sulla pensione, perché le donne hanno dei periodi di cura in cui si alternano nell'attività appunto di cura e nell'attività lavorativa che le penalizza dal punto di vista contributivo. Quindi uno dei problemi principali anche degli aspetti previdenziali è quello che sta prima, l'andare in pensione nel rapporto di lavoro.